Nuovo episodio della FLA al massimo. Mentre in Ucraina il conflitto legato all'invasione russa non riesce a trovare una via di soluzione e costituisce ancora un'emergenza umanitaria, possiamo osservare come le conseguenze economiche di questo conflitto contribuiscano ad esacerbare un quadro internazionale caratterizzato da numerosi fattori di incertezza e criticità. Le principali banche centrali si trovano infatti di fronte alla necessità di intervenire con misure restrittive per arginare la crescita dell'inflazione, ma le stesse misure potrebbero rallentare la crescita economica fino al punto da portarci in recessione. Questo dilemma è ulteriormente complicato dalle pressioni sui prezzi delle materie prime e dei prodotti alimentari esercitate dalla guerra e dall'atteggiamento miope della Cina. Nella gestione delle misure restrittive che sta mettendo in difficoltà le catene del valore e il commercio internazionale, con probabili conseguenze negative per la crescita globale. In Europa, questo scenario altamente incerto si aggiunge alla complicazione di avere alcuni paesi, tra cui l'Italia, con un debito pubblico particolarmente elevato rispetto alle proprie economie, che potrebbe diventare insostenibile di fronte a una combinazione negativa di minore intervento da parte delle banche centrali e crescita dell'economia inferiore alle aspettative. Per scongiurare questo rischio, e che ci sia una nuova crisi dei debiti sovrani, come quella nella quale il nostro Mario Draghi ha pronunciato il celebre discorso su Whatever It Takes, la BCE sta già correndo ai ripari, dichiarando per che il sostegno ai paesi deboli non sarà interrotto in modo troppo brusco e che è allo studio uno strumento ad hoc per limitare il rischio di frammentazione, quello scenario nel quale i mercati si convincono che il debito di alcuni paesi è diventato troppo rischioso e addirittura insostenibile. Non è tuttavia possibile risolvere con strumenti tecnici problemi che hanno natura rilevanza politica, la dimensione eccessiva del debito pubblico italiano e la capacità del sistema economico di sostenerne il carico sono il risultato di scelte politiche passate e presenti, e nessun superpotere dei banchieri centrali potrà sottrarci al necessario percorso di riforme senza il quale il nostro paese non ha un futuro. Per la Fondazione Luigi Einaudi avete ascoltato la FLA al massimo di e con Massimo Famularo. Arrivederci.